Beh, io direi che la prima cosa è che dobbiamo prendere atto che il clima sta cambiando. Cioè, abbiamo fatto qualche mese fa una conferenza a Varsavia su questo e devo dire che la stagione, in particolare il 2013 e quella che si sta preannunciando per il 2014, ci fa pensare che dobbiamo senza dubbio impegnarci molto sulla prevenzione. Intervenire dopo perché costretti costa tantissimo anche dal punto di vista delle vite umane talvolta e quindi diventa sempre più fondamentale la prevenzione. In ordine a questo però devo dire che ci deve essere prima di tutto un'attivazione da parte del governo centrale, che non può pensare di limitare gli interventi dei vari comuni, in particolare dei comuni o anche delle province, quello che rimarrà delle province con il patto di stabilità, e dall'altra parte poi dirgli che invece devono fare prevenzione. Professor Marino, oggi un seminario importante qui in Regione Lombardia, si parla del rischio di alluvioni. Beh, direi che è un seminario molto importante perché mette proprio il dito su una piaga che in questi giorni qui è particolarmente sentita anche a livello mediatico, ma non solo, perché è sentita dalle popolazioni. Bisogna conoscere bene, avere gli strumenti legislativi per poter intervenire sul territorio, però aggregando il consenso degli enti che sul territorio operano con capacità che specialmente nella regione Lombardia è particolarmente ad alto livello. Si è parlato in questo seminario di prevenzione sia delle istituzioni ma anche dei cittadini. Sì, direi che la prevenzione è fondamentale perché prevenzione e mitigazione sono il presupposto perché questi eventi calamitosi che vediamo abbiano un impatto relativamente ridotto sulla popolazione e sulle attività che insistono sul territorio. È chiaro che questa opera deve essere fatta anche arrivando fino al cittadino, perché la conduzione anche di operazioni del quotidiano possa avvenire sapendo quali sono i problemi a cui si va incontro. Problemi di recupero fondi però ci saranno per tutte le istituzioni che vorranno mettere a posto i loro territori. Beh, sicuramente sì. Ecco, il problema più grande è che le regioni, gli enti locali, parlo della Lombardia ma potrei parlare ovviamente di tante altre regioni, soprattutto nel bacino padano, sono penalizzati da distribuzioni dei fondi che privilegiano per questo tipo di interventi le regioni dell'Italia meridionale, lasciando alle regioni del centro-nord, sottolineo centro-nord, non solo del nord, il 20% delle somme messe in ballo. Poi, come è stato sottolineato dagli assessori che sono intervenuti stamane, il problema è poi non solo di avere poche risorse, ma di avere capacità di spesa. Questa noi in Lombardia l'abbiamo, non è così da altre parti, per cui si creano quei residui che fanno molto impatto dal punto di vista mediatico, ma non si può fare una somma di inefficienza quando ci sono efficienze e inefficienze. Bisogna avere il coraggio di dire nomi e cognomi. Prevenzione delle alluvioni, prevenzione dei rischi di quello che succede. Giornate come queste servono? Sono molto importanti, sono fondamentali perché sicuramente in passato molto si è fatto, molto si è studiato, sono fatti piani, probabilmente i contenuti di questi studi, di questi piani non sono stati conosciuti da tutti gli interessati, perché gli interessati non sono solo i tecnici che lavorano negli uffici delle amministrazioni, ma anche i cittadini, anche le imprese che investono sul territorio, realizzano impianti, devono conoscere quelle che sono le condizioni di rischio presenti sul territorio. Nel suo intervento ha parlato anche di prevenzione come necessaria. Prevenzione è fondamentale, è un'azione molto costosa, chiaramente nel momento in cui la prevenzione è efficace i fatti non si verificano, comunque non con quella gravità, e quindi molto spesso viene sottovalutata. La Lombardia rispetto alle altre regioni italiane come è messa? Ma il quadro delle condizioni di pericolo di rischio era già noto, è noto da tempo, e già i dati conoscitivi sono sicuramente confluiti nella pianificazione a tutti i livelli, compresa quella di protezione civile. Sicuramente il sistema tecnico, no, presente in Regione Lombardia è nella punta, diciamo, per quanto riguarda la qualità e la capacità dei sistemi regionali italiani, ma questo ovviamente non lo dico solo io.